Ho scattato la foto che hai appena visto nel manicomio di Cogoleto nel 2007 e ha una storia veramente molto forte che devo assolutamente condividere con te. L'immagine che stai guardando rappresenta un bagno con una particolarissima caratteristica, quella di non avere le porte. Questa scelta, che sembra bizzarra, in realtà ha un senso, quella del controllo. Perché gli infermieri dovevano controllare i pazienti in bagno perché la masturbazione era proibita. Ma questa tipologia di bagno non esisteva solo all'interno della struttura, esisteva anche fuori, all'aperto, esattamente con la stessa modalità. Se per l'interno bastava rimuovere le porte, per l'esterno si faceva un buco nel muro. Possiamo dire tantissime cose su queste immagini, ma se dovessimo sintetizzare tutto quanto in una parola, penso che controllo sia la parola adatta e esatta. Perché in queste due immagini che abbiamo appena visto, il controllo fa assolutamente da padrone e ci mostra come in questi luoghi venisse veramente sopraffatta la personalità del paziente, venisse proprio sopraffatto la persona che subiva, che era ricoverata all'interno di queste strutture. Controllo. Perché è importante non dimenticare che queste strutture non sono soltanto degli edifici reali e fisici. Il manicomio è più che altro un criterio mentale di esclusione. E questo non dobbiamo assolutamente dimenticarcelo.